sarei già un incubo a parlare a una piacentina di 34 anni che vive nel quartiere dove c'è stato l'assalto ai terroristi poi uccisi dalla polizia. Abbiamo paura, ha detto, perché non è ancora finita in Piazza Cavalli la commemorazione della Lega Nord. Dal Qatar, per lavoro, innamorata di Piacenza, la storia della 23enne Nial, da 2 mesi architetto a Ponte Nure, mi sono sentita accolta ed accettata. Madre minacciata scappa in strada, il figlio di 28 anni l'aveva aggredita con un coltello, la donna si è precipitata nella via ed ha chiamato il 113. Il giovane intanto le ha distrutto l'appartamento, preso dalla polizia è stato denunciato. Guardia medica, sala attesa troppo piccola, la protesta dei cittadini utenti del servizio di continuità assistenziale in via Anguissola, costretti a lunghe code al freddo e con la febbre. Senza tetto, ecco i nuovi posti letto, inaugurato alla Sacra Famiglia il dormitorio per 8 persone. Sarà attivo nei mesi più freddi grazie al lavoro di 30 volontari della Caritas e della parrocchia. Delusione allo stadio Garilli, flop per la prima assoluta di Mister De Paola sulla panchina del Piacenza Calcio che rimedia uno 0-0 con il modesto Bellaria. Domani tocca a Pro Piacenza e Fiorenzuola.